So we will go quickly through it, but keep your questions and we will answer them if we can. Ma andremo velocemente attraverso gli argomenti, mantenete le vostre domande e risponderemo se ce la facciamo. So these are for me the most important foundations or principles. Queste sono per me le più importanti fondamenti, principi. That we may be rooted in truth, and these things also reveal the love of God for us. Che sì, che noi possiamo essere radicati nella verità che anche ci rivelano l'amore di Dio per noi. Because I'm sure you know that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Perché sono sicuro che conoscete Giovanni 3,16, perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, così che chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Many times we put a lot of emphasis of God so loved the world. Molte volte noi mettiamo tanta enfasi su questa frase perché Dio ha così amato il mondo. Tonight I would like to put emphasis on the fact that if we do believe, we shall not perish. That is not an option. E oggi voglio mettere enfasi sul fatto che se noi crediamo, noi non periremo, non è un'opzione. That means we already have everlasting life. Questo significa che già abbiamo la vita eterna. So let's keep that as a strong foundation. Così manteniamo questo come un forte fondamento. Not only because it speaks about the love of God, non solo perché parla dell'amore di Dio, but it gives us the authority of everlasting life. Ma ci dà l'autorità della vita eterna. What does that mean? Che significa questo? It means we are not afraid of death anymore. Che significa che non abbiamo più paura della morte. If we are not afraid of death because we will know we will not perish. Se non abbiamo paura della morte perché non periremo. Well, that is the greatest power of the enemy. Sapete, quello è la più grande potenza del nemico. But if I know that I have everlasting life in me, ma se io so che ho la vita eterna in me, that means I have an authority to stand even in the face of death without fear. Significa che io ho l'unzione, la possibilità di stare fermo anche davanti alla morte senza paura. So let's place a root in our heart that John 3:16 is not just something sentimental about love. E ora radichiamo questa verità nel nostro cuore, che Giovanni 3:16 non è semplicemente qualcosa di sentimentale che ci parla dell'amore di Dio. In fact, there is nothing romantic about this. Infatti non c'è nulla di romantico su questo. There is a terrible death of Jesus on the cross. C'è una terribile morte di Gesù sulla croce. That gives us the power to live forever. Che ci dà a noi il potere di vivere per sempre. And gives us the strength to stand in the face of fear without any fear at all. E ci dà la forza di stare fermi davanti a qualcosa che cerca di impaurirci senza alcuna paura. Now, many times I've asked Christians, molte volte ho chiesto ai credenti, including leaders, anche pastori, leaders, and I've said, give me the top three things that come to your mind when you think of the gospel of Jesus Christ. Dimmi le principali tre cose che ti vengono in mente quando parli dell'Evangelo di Gesù Cristo. And of course, most people, the first thing they will say is love. E la maggior parte delle persone, la prima cosa che diranno è l'amore. Most people, many people will speak about salvation. Molte persone parleranno della salvezza. Some people will talk about the cross. Qualcuno parlerà della croce. I mean, there is nothing really wrong with any of it. Ora non c'è nulla di sbagliato con nessuno di questi. But then I ask again, please think very carefully. E poi chiedo di nuovo, per favore, pensa con molta attenzione. Tell me three concepts, three words, three principles. Dimmi tre concetti, tre parole, tre principi. Without which there is no gospel. Senza i quali non c'è l'Evangelo. Without which there is no salvation.
senza i quali non c'è salvezza. Because actually the gospel itself is not salvation. Salvation is the fruit, is the outcome. In realtà l'Evangelo non ci parla della salvezza. La salvezza è il risultato dell'Evangelo. Actually, very few people have ever given the right answer. Raramente poche persone mi hanno mai dato la risposta giusta. The very, very first thing without which there is no gospel is the blood. La prima cosa senza la quale non c'è l'Evangelo è il sangue. We can see that also in the story of the Jews in Egypt. Possiamo anche vedere questo nella storia dei giudei in Egitto. Before they would be set free from Egypt, prima di essere resi liberi dall'Egitto, before they were protected from the angel of death that passed over, prima che fossero protetti dall'angelo della morte che passava, they needed to put the blood of the animals on the doorposts of their homes. Loro dovevano mettere il sangue degli animali sugli stipiti delle porte delle loro case. No blood, no gospel. Se non c'è il sangue, non c'è l'Evangelo. No blood, no salvation. Senza il sangue non c'è la salvezza. You remember the story I told you from the 90s, that church where I was the leader of the prayer team? Vi ricordate quella storia di quando vi dicevo negli anni 90 che facevo parte di questo leader di questo gruppo di preghiera? You remember I was talking with a woman who was coming every Sunday with the same problems? Vi ricordate che parlavo con questa donna che veniva ogni domenica con gli stessi problemi? I kept telling her, call upon the blood of Jesus, plead the blood of Jesus, tell the devil that the blood of Jesus is upon you and he cannot touch you. E io continuavo a dirle, invoca il sangue di Gesù, di al diavolo che il sangue di Gesù è su di te, non ti può toccare. Until I understood, she did not really know anything about the blood. Finché non ho compreso che lei non sapeva nulla del sangue. She heard things about the blood, but she didn't know what it was. Aveva ascoltato delle cose sul sangue, ma non sapeva realmente cosa intendessero. She had never understood the power that is in the blood. Non aveva mai compreso la potenza che è nel sangue. For cleansing. Per purificare. For the remission of sin. Per il perdono dei peccati, for sanctification, per la santificazione. that it's the blood of the new covenant. Questo è il sangue del nuovo patto. And that a new covenant means E un nuovo patto significa that now God has made a covenant with me che adesso Dio ha fatto un patto con me because of the blood. A causa del sangue. And if there is a covenant binding me to God, E se c'è un patto che mi lega a Dio, as we read in Matthew 26 and verse 28, come leggiamo in Matteo 26:28, it's one of 91 times in the New Testament where it speaks about the blood. È una delle 91 volte nel Nuovo Testamento dove parla del sangue. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Perché questo è il sangue del mio nuovo patto che è sparso per molti per la remissione dei peccati. But what is remission of sins? Ma che cos'è la remissione dei peccati? Another way of saying it is the forgiveness of the sin and the transgressions before God. Un altro modo di dirlo è il perdono del peccato e delle trasgressioni da noi fatte nei confronti di Dio. And the concept of remission is mentioned 50 times in the New Testament. E il concetto della remissione, del perdono, è menzionato 50 volte nel Nuovo Testamento. And in Colossians 1:14 we read, E in Colossesi 1:14 leggiamo, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin. nel quale abbiamo la redenzione attraverso il suo sangue, il perdono dei peccati. Okay, the word redemption, we will see it soon. It will be number 4. La parola redenzione è
il numero 4 delle cose importanti, degli argomenti importanti. But here I would like us to understand the concept of the remission of sin. Ma qui vorrei che comprendiate il concetto della remissione del peccato. This is what I need you to really grasp. Questo di cui ho bisogno che voi afferriate veramente. If God has forgiven us our sins, se Dio ci ha perdonati i nostri peccati, the enemy has nothing to accuse us for. Il nemico non ha nulla di cui accusarci. But he still accuses us. Ma lui ancora ci accusa. Why? How? Perché? Come? Most of it is lies. La maggior parte sono bugie. And most of it is based on our own failure to understand that our sins have been forgiven us. E la maggior parte di questo è basato sulla nostra mancata comprensione, il nostro fallimento di comprendere che noi siamo stati, ci è stato rimesso tutto ciò che è il nostro peccato. I have already forgiven you. Dio dice: io ti ho già perdonato. But my own heart has not really forgiven me yet. Ma il mio cuore non mi ha ancora perdonato me stesso. Because the devil instills in us the accusation. Perché il diavolo instilla dentro di noi l'accusa. Ah, you remember what you've done? Oh, ti ricordi quello che hai fatto? You remember who you are? Ti ricordi chi sei? You see, the enemy uses our identity of the world. Il nemico usa la nostra identità del mondo. You are a liar. Tu sei un bugiardo. You are an adulterer. Tu sei un adultero. You are a thief. Tu sei un ladro. And you know, theoretically it's true. E sapete, teoricamente è vero. But please understand the concept of remission. Ma per favore comprendete il concetto della remissione. We go before the judge in the court. Noi andiamo davanti al giudice nella corte. And the accuser reads, "This person is a liar, he is an adulterer and a thief." E l'accusatore legge e dice: questa persona è un ladro, un adultero, un bugiardo. And the judge says, "Defendant, what do you say for yourself?" E il giudice dice: ok, difenditi, cosa dici a tua difesa? "Yes, I am." E tu dici: sì, lo sono. And the judge says, e il giudice dice: "Acquitted, free, go." E il giudice dice: ok, puoi andare, sei libero. What? Che cosa? But I'm guilty. Ma io sono colpevole. Yeah, it's okay, somebody else paid for it. Sì, è vero, ma qualcun altro ha pagato per te. It's already paid for. È già stato pagato. You are forgiven. Tu sei perdonato. But I am a liar, I am an adulterer, I am a thief. Ma io sono un bugiardo, sono un adultero, sono un ladro. Yes, but you are now forgiven. Ma sei adesso perdonato. So go. Perciò vai. And sin no more. E non peccare più. Because if you sin, maybe something worse will happen to you. Perché se pecchi, qualcosa di peggiore ti potrebbe accadere. But for all the things you've done, somebody else already paid. Ma per tutte le cose che hai fatto, qualcuno ha già pagato. So you are forgiven. Così che tu sia perdonato. But you see, many of us continue to have the guilt for our failures, mistakes, and sins. Ma molti di noi continuano ad avere il senso di colpa per i nostri fallimenti, i nostri errori, i nostri peccati. Because we have not really grasped in our heart how much God has completely forgiven us. Perché non abbiamo veramente afferrato nel nostro cuore quanto Dio ci ha completamente perdonati. And why has he forgiven us? E perché ci ha perdonati? Because actually Jesus paid the price. Perché veramente Gesù ha pagato il prezzo. So it's not only that we have been forgiven, but it's primarily because Jesus already paid for it. Non è semplicemente che noi siamo stati perdonati, è perché in via primaria Gesù ha pagato per questo. And obviously the third most important concept is that because of that, because Jesus paid for our sins,
we now have received the power of the resurrection from the dead. E siccome il terzo concetto importante, principale, è che siccome Gesù ha pagato per noi, abbiamo adesso ricevuto la risurrezione in noi. So the three basic things that define the gospel is the blood, the remission, and the resurrection. Così le tre cose di base importanti che definiscono l'Evangelo sono il sangue, la remissione e la resurrezione. And concerning the resurrection in Luke 24:46 we can read. Parlando della risurrezione in Luca 24:46 possiamo leggere. Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Così disse loro, così è scritto, e questo era necessario che Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno. So now let's go quickly through the redemption, the renewal, and eternity. Andiamo velocemente attraverso la redenzione, il rinnovamento e l'eternità. And concerning the redemption, it means the payment of ransom. La redenzione ha a che fare con il pagamento di un riscatto. And we can find it in Ephesians 1:7. E lo possiamo trovare in Efesi 1:7. In him we have the redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. In lui noi abbiamo la redenzione attraverso il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Let's explain very quickly another way what is the redemption. Spieghiamo molto velocemente in un altro modo cos'è la redenzione. It's like we were slaves of a master. È come se noi eravamo schiavi di un padrone. Someone came and paid money to purchase us so that we are no longer his slaves. E qualcuno è venuto e ha pagato un prezzo così che noi non fossimo più suoi schiavi. But now the one who paid for us, now he owns us. Ma colui che ci ha pagato per noi ora ci possiede, è proprietario di noi. And he becomes our new master. E diventa il nostro nuovo padrone. And the payment to set us free is the blood. E il pagamento che ci rende liberi è il sangue. And when we become the possession of this new master, quando diventiamo il possedimento di questo nuovo padrone, then he actually says, and I purchased you as my slave, e dice in realtà io vi ho comprati come miei schiavi, but you are now my friend and you are now a child. Ma adesso voi siete miei amici e miei figli. And so what is the concept of renewal? E così cos'è il concetto del rinnovamento? Well, we know that all things were made new in Christ and through Christ. Noi sappiamo che tutte le cose sono state fatte nuove in Cristo e attraverso Cristo. But let's read Colossians 3:10. Ma leggiamo Colossesi 3:10. Where it says that we have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Che dice che noi abbiamo rivestito il nuovo uomo che è rinnovato nella conoscenza secondo l'immagine di colui che lo ha creato. So basically what it says is that God created all things new in Christ Jesus. Di base quello che dice è che Dio ha creato tutte le cose nuove in Cristo Gesù. So that as we choose to put on this new man in Christ, così che quando noi scegliamo di rivestire questo nuovo uomo in Cristo, as we grow in the knowledge of him who purchased us and made us his possession, come cresciamo nella conoscenza di colui che ci ha comprato e ci ha fatto diventare il suo possedimento, then we become like the one who created us. Noi diventiamo come colui che ci ha creato. So what that means is we gained access to the process of a renewing, of making new. Questo qui significa che noi abbiamo l'accesso a questo processo di rinnovamento. And this is very important because we were not just simply saved from death.
E questo è molto importante perché non siamo stati semplicemente salvati dalla morte. But after we were saved from death, we were created to be renewed so that we become like the one who purchased us and is Ma the dopo one. che siamo stati salvati dalla morte, siamo stati creati per essere rinnovati così da diventare come colui che ci ha creati. And the one who now is in us, E colui che adesso è in noi, well, he is the eternity personified. lui è l'eternità personificata. And we read in Revelation 1:18, E noi leggiamo in Apocalisse 1:18: I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death. dove dice: io sono colui che vive, che fu morto e adesso sono vivo per sempre. Amen. E io ho le chiavi dell'Hades e della morte. So eternity now is in us. L'eternità adesso è in noi. Because eternity is a person. Perché l'eternità è una persona. It's Jesus. È Gesù. And that's why we are no longer dead, but we are risen and seated with Christ. Ecco perché non siamo più morti, ma siamo risuscitati e sediamo con Cristo. And we read from Ephesians 2:4. E leggiamo da Efesi 2:4. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us, Ma Dio che è ricco in misericordia a causa del suo grande amore con il quale ci ha amati, even when we were dead in trespasses, anche quando eravamo morti nelle trasgressioni, made us alive ci ha resi vivi together with Christ. insieme con Cristo. By grace you have been saved. Per mezzo della grazia siete stati salvati And raised us up together. e ci ha risuscitati insieme And made us sit together. e ci ha fatti sedere insieme In the heavenly places in Christ Jesus. nei luoghi celesti in Cristo Gesù. I don't know if you realize what a great power and what great authority there is in these words. Non so se realizzate che grande potenza, che grande autorità c'è in queste parole. We are no longer dead. Noi non siamo più morti. We are alive forever. Noi siamo vivi per sempre. Not only we are alive, Non solo siamo vivi, but we are also seated together with Jesus, which means in the same authority. Ma siamo seduti insieme con Gesù, che significa nella stessa autorità. It is his authority, of course. È naturalmente la sua autorità. But as we are seated with him, that authority is in us. Ma come noi, e finché siamo seduti con lui, quella stessa autorità è in noi. And we are sealed with the Holy Spirit of promise, which is the guarantee of our inheritance. E siamo sigillati con lo Spirito Santo della promessa, che è la garanzia della nostra eredità. Ephesians 1:13. Efesi 1:13. In him you also trusted after you heard the word of truth. In lui anche avete avuto fiducia dopo che avete ascoltato la parola della verità, The gospel of your salvation, l'Evangelo della vostra salvezza. in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Nel quale anche, avendo creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, Who is the guarantee of our inheritance, che è la garanzia della nostra eredità, until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. fino alla redenzione del possedimento acquistato alla lode della sua gloria. So now our lives are hidden in God. Così ora le nostre vite sono nascoste in Dio. Colossians 3:3. Colossesi 3:3. For you died and your life is hidden with Christ in God. Perché voi siete morti e la vostra
vita è nascosta con Cristo in Dio. This is exactly what I responded to death that came to take me. Questo è esattamente quello che io ho risposto alla morte che mi stava cercando di prendermi. And when the enemy, when death could no longer lie to me through fear, the enemy had to retreat. And e quando la morte, il nemico, non poteva più mentirmi attraverso la paura, il nemico ha dovuto fuggire. So actually Colossians 3:3 has literally saved my life. Così letteralmente, veramente, Colossesi 3:3 mi ha salvato la vita. Verse 4, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Verso 4, quando Cristo, che è la nostra vita, appare, anche voi apparirete con lui in gloria. So, as we are born of God, we have the power to overcome the world. Quindi, essendo nati da Dio, abbiamo la potenza di vincere il mondo. 1 John 5 from verse 1. Il primo Giovanni, dal capitolo 5, dal verso 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. And everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. E colui e ognuno che ama colui che ha creato anche ama colui che è stato non creato, scusate, colui che è in italiano begot, ok. Vabbè, non mi viene la parola, comunque poi la troviamo in primo Giovanni. Gave birth. Che ha generato, ecco, colui che ha generato, sì. Okay. By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e manteniamo i suoi comandamenti. For this is the love of God that we keep his commandments and his commandments are not burdensome. Perché questo è l'amore di Dio che noi ubbidiamo ai suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono pesanti. For whatever is born of God overcomes the world. Perché quello che è nato da Dio vince il mondo. And this is the victory that has overcome the world, our faith. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? And then 1 John 4:4, you are of God, little children. E poi 1 Giovanni 4:4, voi siete di Dio, piccoli figli. And have overcome them because he who is in you is greater than he who is in the world. E li avete vinti perché colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Now, we went very quickly through all this. Noi siamo andati molto velocemente attraverso tutto questo. But I pray that by the anointing, all these are seeds that will grow deep roots in our hearts. Ma io prego che attraverso l'unzione tutto questo sono dei semi che possano crescere profondamente nei nostri cuori. And of course there are more things that we can speak about. E naturalmente ci sono più cose che potremmo dire su questo. But I just wanted to make sure. Ma volevo essere certo. That at least these foundational principles that we really have them. That they are part of who we are. Che almeno questi fondamenti siano realmente parte profonda di ciò che siamo. Because only by the word of God can we stop the lies of the devil. Perché solo per mezzo della parola di Dio possiamo bloccare le bugie del diavolo. The more the word of God is part of our heart, più la parola di Dio è parte nel nostro cuore, the more the very presence of Jesus is in our heart. Più la reale presenza di Gesù è nel nostro cuore. Knowing about things in our mind, conoscere delle cose nella nostra mente, does not mean that Christ really lives in me. Non significa che Cristo veramente vive in me.
That part of Christ that lives in me is that part of the word that has roots in my heart. Quella parte di Cristo che vive in me è quella parte della parola che ha radici nel mio cuore. I don't want to burden you anymore, so I stop. Non voglio appesantirvi ancora di più, così mi fermo. Amen. È stato veramente prezioso ed è bello. Mi veniva in mente che all'inizio ho proprio pregato dicendo che ognuno di noi possa avere un terreno fertile per accogliere i semi di Dio. Quindi, amen. Penso, Giorgio, magari ci... Allora, intanto ti chiederei di mandarmi questo PDF così che io lo possa condividere, perché è utile guardarlo. E poi penso che se ci hai già dato la disponibilità, quindi troveremo altre volte per continuare, perché credo che sia prezioso per tutti quanti noi ascoltarlo in questa unzione. Non so se prima che chiudiamo c'è magari una domanda, due domande veloci, se no possiamo chiudere. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, possiamo farla.